Ma innanzitutto bisogna capire che c'è una legge nello sport che non è che ci tuteli tantissimo in quanto atlete, che fa sì che non possiamo essere professioniste in quanto atlete donne. Quindi penso che la grande differenza inizi da una legge che comunque fa sì che il professionismo nel calcio femminile bisognerà costruirlo passo per passo, bisognerà capire come poter integrare delle norme che vanno riviste, che quindi paragonare il calcio maschile al calcio femminile secondo me è un grande errore perché sono due sport completamente diversi con una storia completamente diversa e oggi è un po' prematuro fare dei paragoni. Quello che posso dire assolutamente è che chiaramente anche da un punto di vista delle normative non possono avere dei tetti salariali alti come possono essere quelli dei calciatori. Dopodiché in questo momento io non ho seguito quello che sono i budget da un punto di vista delle squadre femminili, quello che si può avvicinare, ma stiamo parlando, come ho detto, di due realtà completamente diverse da un punto di vista dello statuto e della legge, per cui piano piano noi ci stiamo muovendo per far sì che le atlete piano piano potranno avere pari diritti e pari, diciamo sicuramente pari opportunità, no? Però è un processo molto lento e va avanti. No, in questo momento noi siamo soddisfatti, abbiamo appena concluso un importantissimo contratto per quanto riguarda il title sponsor della Serie A, i media ci stanno dando molto risalto, ci stanno anche chiedendo tante informazioni, chiaramente sarà tutta un'evoluzione nel tempo, secondo me in questo momento c'è tantissimo focus sul calcio femminile, ma è iniziato purtroppo da poco, da quest'estate, quando la nazionale è riuscita a fare è riuscita a far innamorare tutto un paese e adesso ci vorrà tutto uno sviluppo di costruzione che servirà per far sì che il calcio femminile diventerà sempre più una realtà accessibile a tutte le bambine.